È sfida per la vetta al campo comunale di Cortenova. Si sfidano Cortenova e Vimercatese per mettere una seria ipoteca sulla promozione. Cortenova in vetta alla classifica con 53 punti, uno solo in più dei diretti avversari. Di casa schierano un 4-4-2, in porta Codega. Linea difensiva composta da Invernizzi, Fieni, Lorenzi e Selva. Centrocampo Greppi, Arrigoni, Gobbi e Brambilla, a sostegno delle punte Ascoli e Abis. Gli ospiti optano anch'essi per un 4-4-2. Difendere i pali Comi. In difesa Zecir, Cuomo, Levati e Cicognani. Centrocampo Arioli, Fontino, Ricci e Sangalli. In attacco Guaie e Perego. Prima occasione per il Cortenova al nono minuto con questa punizione di Asco. Facile presa del portiere. All'undicesimo arriva la risposta della Vimercatese con questa azione sulla fascia. La palla viene messa in mezzo, ma Guaie non arriva all'appuntamento col pallone. 5 minuti dopo, occasione per Ascoli che tocca con la punta, ma il tiro viene murato. Ancora il Cortenova a cercare il gol al 20esimo con Arrigoni, che ci prova dalla distanza, palla che si spegne a lato. Al 24esimo Sangalli mette in crisi la difesa avversaria, ci prova di testa, ma Codega non si fa cogliere impreparato. 41esimo bel lancio di Selva che allarga per Arrigoni. Mette la palla in mezzo, ma Comi para sul tentativo di Brambilla. Minuto dopo però Sangalli appoggia dietro per Arioli, che di prima intenzione trova un gran gol all'incrocio. Primo tempo che finisce dunque sull'1-0 per il Vimercatese. Presa che parte forte dopo neanche un minuto, Abis entra nell'area avversaria, cerca la conclusione vincente nel portiere, salva il risultato. La Vimercatese approfitta dunque della situazione e Sangalli, dopo aver dribblato la difesa del Cortenova, insacca alle spalle di Codega. Vimercatese che assume dunque un atteggiamento più difensivo e prudente. 24esimo della ripresa, dopo un pasticcio difensivo Ascoli ruba palla ma clamorosamente non riesce ad accorciare le distanze. 5 minuti dopo il Cortenova ha un'altra occasione sugli sviluppi di questo calcio d'angolo. Il 36esimo ci provano ancora i padroni di casa dalla distanza ma senza successo. Partita che finisce così, col successo per 2-0 della Vimercatese che toglie la vetta della classifica al Cortenova. Bello il gesto della tifoseria di casa che applaude la sua squadra nonostante la sconfitta. Sono qui con Canfora, mister della Vimercatese. Allora, questo 2-0 che vi proietta primi in classifica, poi sapendo che la Zanetti ha anche perso, la promozione si avvicina. Beh, oggi è stato un passo importante perché abbiamo innanzitutto battuto una rivale diretta che era davanti a noi di un punto, quindi era non l'unico risultato possibile per noi, era la vittoria. Noi ne aspettata la sconfitta della Zanetti che quindi ci mette sicuramente in una posizione di vantaggio. È chiaro che bisogna comunque vincere ancora la partita settimana prossima con la Vibe e quella è determinante, però la cosa positiva è che è ancora tutto nelle nostre mani. Primo tempo in cui avete spinto parecchio, nel secondo tempo gol subito all'inizio e poi siete un po' chiusi per mantenere il vantaggio, è soddisfatto dei suoi ragazzi? Sì, è andata come avevamo
provato a farla andare, nel senso che chiaramente volevamo passare in vantaggio, ma non volevamo essere frenetici nell'attacco subito all'inizio. Il gol del 1-0 è venuto nel momento ideale e chiaramente era già, diciamo, pianificato che se fossimo riusciti a raddoppiare avremmo cercato di mettere la partita in controllo, perché a quel punto era inutile correre rischi. Tra l'altro non abbiamo corso grandissimi rischi per tutta la partita, quindi ragion di più per controllare e portare a casa il risultato. Grazie mille, mister. Sono qui con Chris Seri, direttore sportivo del Cortenova. Allora, ci avete provato in tutti i modi, ma purtroppo questo 2-0 vi condanna quantomeno a perdere la vetta della classifica. Ma tanto di cappello agli avversari, perché non c'è niente da dire. Hanno giocato meglio loro, meritato loro di vincere la partita. Ci abbiamo provato nel secondo tempo, ma abbiamo preso quel gol lì a freddo e 2-0 lì a freddo è stata un po' una mazzata. Dopo invece abbiamo provato, ma più che altro confusione. Comunque volevo ringraziare tutti i giocatori nostri, l'allenatore, tutti, che per come siamo partiti. Potevamo fare una salvezza tranquilla, siamo stati davanti tutto l'anno, quindi se vincono loro, tanto di cappello a loro. Comunque vada una stagione da incorniciare. Molto, molto positiva, certo. Meglio di così, penso che nessuno lo pensava, di noi, dopo fuori non lo so. Voi però ci credete ancora, l'ambiente ci crede ancora? Non lo saprei, guarda, io spero, però al massimo almeno puntiamo al secondo posto per avere il favore. Nel playoff parti secondo, c'hai le due partite in casa, può essere un vantaggio. Questo, quello che viene, viene. Comunque tanto di cappello a tutti, ringrazio a tutti i giocatori nostri e niente, mai più mi sarei aspettato una stagione del genere. Grazie a lei. Grazie a lei, arrivederci.